Festival Filosofia che ritorna nell'edizione 2019 dedicata come sempre a un tema che viene liofilizzato in una sola parola. Il tema di quest'anno è persona. Dal 13 al 15 di settembre Modena, Carpi e Sassuolo saranno al centro dell'attenzione dal punto di vista filosofico per leggere la realtà che attraversa le nostre vite. Dal punto di vista filosofico, domenica 15 settembre ci sarà Donatella Di Cesare, professoressa di filosofia teoretica all'Università La Sapienza di Roma, che incontrerà il pubblico a Carpi con un incontro intitolato Esistenza, fobia dall'esterno e cancellazione dell'alterità. Ed è sicuramente un argomento molto difficile, ma un argomento importante nel quale noi desideriamo entrare, seppur a piccoli passi. Intanto, Donatella Di Cesare, buonasera e benvenuta nel posto delle parole. Buonasera a voi. Buonasera e grazie per essere insieme con noi, per anticipare come sempre facciamo alcuni incontri dei vari festival, in questo caso di Festival Filosofia. E Donatella Di Cesare ci dedicherà il suo tempo alla parola esistenza. Ed è una parola molto legata, ovviamente, alla parola persona. In che modo, Donatella Di Cesare, lei è arrivata a questa parola esistenza per raccontarla al Festival Filosofia? Ma sì, io non parlerò in realtà dell'esistenza in generale. Il mio tema è l'esistenza, diciamo, oggi, nell'epoca del capitalismo avanzato. La mia domanda è chi ne è oggi, in questi anni della nostra esistenza, cioè in un mondo in cui io parlo di paura del fuori, di ripiegamento del sé, perché la mia tesi è che noi facciamo ormai fatica a immaginare un oltre. In fondo il nostro mondo è segnato proprio da questo, cioè ormai è più facile rappresentarsi la fine del mondo che la fine del capitalismo. Allora, per me si tratta appunto di mettere a fuoco il rapporto tra appunto questo regime capitalistico, che per me è un regime, io lo definisco di immanenza satura, proprio perché non c'è un oltre, e la nostra esistenza. E un po' per anticipare la mia tesi, è che è quella di un forte ripiegamento, perché esistere vuol dire sempre trascendersi, essere fuori di sé, quasi in un movimento estatico, no? Mentre quello che avviene oggi è esattamente l'opposto, cioè è un ripiegamento su di sé, un ripiegamento dovuto al fatto che non solo noi non riusciamo a immaginare un oltre, ma che, e questo è connesso, ma che tutto quello che è fuori, tutto quello che è oltre, l'altro e lo straniero sono per noi ormai fonte di inquietudine, fonte di paura, fonte anzi, diciamo meglio, di fobia. Quindi a me interessa molto questo tema, io parlo di exofobia, cioè paura del fuori, che contrassegna appunto questi anni. Lo abbiamo visto in particolare in Italia, soprattutto in quest'ultimo anno, e io credo che questo tema sia un tema decisivo, perché la paura dell'altro, la fobia nei confronti dell'altro, vuol dire però anche una chiusura del sé, un grande ripiegamento. E un sé ripiegato su se stesso è un sé depresso, quindi la depressione, io credo che sia veramente il carattere di questi anni, e dovremmo intenderlo anche in un modo, secondo me, in un senso anche più ampio, che non è soltanto e non è solo la, tra virgolette, la patologia psichica, ma è proprio invece un disagio esistenziale
connesso profondamente alla politica, e la psicopolitica attuale è proprio all'insegna della depressione. Quindi nel momento in cui l'altro diventa solo un peso, diventa, come dicevo prima, fonte di inquietudine, di fobia, che ne è appunto dell'esistenza. Che ne è dell'esistenza? Devo dire che dalle parole di Donatella di Cesare si è dipinto un panorama abbastanza fosco, ma la luce in questo panorama la dobbiamo trovare necessariamente. Lei poco fa diceva: fatichiamo a immaginare l'oltre. Ora, Donatella di Cesare, da sempre che esiste l'uomo, l'uomo ha sempre immaginato l'oltre, perché essere visionari, essere portati al futuro, essere portati oltre, in una parola sola. Oggi, se lei, dal suo punto di vista filosofico, e guardando anche la realtà, lei afferma che noi fatichiamo a immaginare l'oltre, credo che sia un punto su cui noi dobbiamo fermarci, e vorrei capire veramente di più in che modo noi oggi fatichiamo. Lei l'ha già spiegato, ma vorrei ancora entrare proprio in questa nostra fatica. Come mai la nostra depressione dal punto di vista non solamente psichico, ma la nostra depressione dal punto di vista culturale, politico, economico e così via, ci ha veramente incatenati a non immaginare più oltre? Ma perché noi viviamo appunto in un sistema economico, ma anche politico, che sembra diventato l'orizzonte ultimo. Quindi non riusciamo a immaginarci appunto un mondo alternativo. Le alternative sono state anche molto demonizzate, sono state demonizzate, condannate come, diciamo, un totalitarismo incipiente, una sorta di terrorismo, eccetera. Come dicevo prima, la conseguenza è che dal punto di vista, come dire, esistenziale, è un sé ripiegato su se stesso. Anche un po' narcisisticamente ripiegato su se stesso, che non trova la via dell'oltre, e la via dell'oltre è sempre l'altro. Allora, secondo me, quello che noi viviamo è una sorta di sonnambulismo, no? Cioè siamo un po' dei sonnambuli, non riusciamo più veramente a distinguere notte e giorno, viviamo in questo mondo digitale che anche è un mondo che ci spinge anche a ripiegarci su noi stessi e a non trovare più il faccia a faccia e il dialogo e la via verso l'altro. Come risvegliarsi da questo sonnambulismo? Questa naturalmente è la domanda. Quindi come per ciascuno di noi appunto si può dischiudere una via alternativa? Questa è la domanda ed è appunto il tema della mia conferenza al festival. Io introdurrei, Donatella di Cesare, un'altra parola in questo argomento che lei ci sta proponendo, ed è la parola, spero di non andare fuori tema, la parola indifferenza, indifferenza rivolto all'altro. Ecco, questa parola, ed è una parola che ci attraversa, e ci attraversa in un modo sempre più profondo, e lei che ha sempre avuto una grande attenzione all'altro dell'altro, oggi invece dobbiamo non più parlare dell'altro, no? Mi viene in mente in maniera molto, molto facile il pensiero di Emanuele Levinas a proposito di questo: il volto dell'altro è quello che io vedo, io mi rivolgo all'altro perché nell'altro mi rispecchio. Invece oggi l'altro si nega, sia esso un migrante sia il mio vicino di casa. L'altro si nega a me stesso e quindi c'è sempre più indifferenza. Fa anche parte questo del non vedere oltre? Io
credo che l'indifferenza sicuramente è una parola importante, però è una parola che io tendo a evitare perché è una parola molto abusata e secondo me non rende, invece, non rende davvero quello che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi anni, che è qualcosa invece di diverso, non è indifferenza. È veramente una fobia, cioè appunto è qualcosa di molto più profondo e anche di molto più inquietante nei confronti dell'altro. Fobia per l'esterno, fobia anche per l'oltre, anche per il domani, per il futuro ci inquieta, ci fa paura. E fobia non solo per l'esterno ma anche per l'estraneo, per lo straniero. E questa fobia è una fobia che ha segnato e segna la politica, che è ben diversa dall'indifferenza. Non è indifferenza, ma è invece quella che poi è quella fobia che ha portato a una politica dell'odio. E quindi a me interessa questo fenomeno. E mi interessa appunto proprio per quella domanda che invece è stata, come dire, elusa ed è quali sono però le conseguenze anche per ciascuno di noi, per il sé, per l'esistenza di ciascuno, qual è la conseguenza di questo ripiegamento su di sé, di questa chiusura, di questa impossibilità di andare oltre. Le conseguenze ci sono, perché ci sono proprio perché appunto l'esistenza, come dicevo prima, è sempre un movimento no, dell'oltre, è sempre un movimento estatico, sempre un uscire da sé. Ma se non c'è l'altro che anche mi inquieta, perché l'altro ovviamente sempre mi inquieta, ma se non c'è l'altro che è la leva un po', no, del mio io, che mi spinge ad andare oltre, allora è evidente che poi c'è un ripiegamento. E questo ha delle pesantissime conseguenze anche politiche, perché questo poi significa appunto un ripiegamento anche, come sappiamo bene, egoistico e ciascuno per sé, l'impossibilità di qualsiasi appunto legame solidale e soprattutto l'impossibilità di immaginare anche un oltre in comune, un futuro comune. Lei poco fa, Donatella Di Cesare, parlava del tirarsi fuori, se ho ben compreso. Il tirarsi fuori significa anche un evadere da se stessi, no? Quindi io mi tiro fuori, c'è un farsi osceno, no? E in questo uscire da me stesso io non sono più, non rappresento più il mio essere me stesso. E quindi c'è anche un'abdicazione della propria esistenza, secondo lei? Sì, perché appunto non è tanto un'evasione, ma invece è proprio un movimento estatico, cioè esistenza vuol dire proprio questo, uscire da sé, quindi è questo continuo uscire da sé. E allora non è una tantum, non è un'evasione da una tana, quindi non in questo senso io non seguo diciamo filosofie del Novecento. Ripeto, quello che mi interessa invece è una diagnosi psicopolitica dell'attualità, ma quello che mi interessa è invece proprio questo movimento dell'esistenza che viene, come dire, ostacolato, no? Quotidianamente e nel suo nesso però con la politica, perché io non perdo di vista, quindi il mio discorso non è un discorso unicamente sull'esistenza, quindi non è, diciamo, una versione dell'esistenzialismo, ma invece è una riflessione connessa all'attualità politica. E adesso l'attualità politica entra sicuramente in maniera molto forte, come ha già detto poco fa lei, Donatella Di Cesare. In che modo
Dal suo punto di vista di filosofo, in che modo la filosofia può dare il suo apporto fondamentale all'istituzione politica, a tracciare la linea di un pensiero, a far rientrare in buona sostanza la filosofia nell'agone politico? In che modo, Donatella Di Cesare? Ma io nel mio ultimo libro sulla vocazione politica della filosofia ho cercato di rompere un tabù secolare, o se non altro di ridiscuterlo, che è quello per cui i filosofi, diciamo da Platone a Heidegger, farebbero meglio a tenersi fuori dalla polis. Io invece credo che oggi sia venuto il tempo e ora, insomma, che la filosofia rientri nella città. È chiaro che non fa parte del ruolo dei filosofi indicare delle vie in senso pragmatico o in senso normativo. Penso che anzi questo sarebbe un grave errore che alcuni filosofi hanno commesso anche negli anni passati. Al contrario, io penso che però sia importante che la filosofia ritorni nella città, perché quello che noi oggi viviamo è una politica che è stata ridotta ad amministrazione, che è stata ridotta a governance, spesso a governance poliziesca. Noi sappiamo che c'è un nesso etimologico tra politica e polizia, ed è una politica che non ha una visione, e in questo senso io credo che la filosofia possa appunto svolgere un ruolo decisivo, che è un ruolo, come dicevo, non normativo. Quindi i filosofi ovviamente non possono dire, se non come cittadini, cosa fare, ma un ruolo, a mio avviso, anzitutto critico, e soprattutto critico nei confronti della democrazia. Negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni, quello che è avvenuto nella filosofia, diciamo da Habermas in poi, ma anche per certi versi un po' prima di Habermas, è stato una critica interna alla democrazia, una sorta di continua democratizzazione della democrazia, senza però prendere veramente una posizione critica e soprattutto senza, io in questo ho come punto di riferimento Walter Benjamin, senza come dire anche appunto indicare una via dell'oltre, che per Benjamin per esempio non è il richiamo alla ragione, ma invece è il risveglio. Il risveglio da questo sonnambulismo, che è un risveglio alla riscoperta dei nostri sogni anche, e di quello che non sogniamo più, no? Cioè, quindi c'è di nuovo sempre questo motivo dell'oltre, che per me appunto è molto importante. Prima di chiudere questa conversazione vorrei ancora accennare, Donatella Di Cesare, all'aspetto politico, a quello che è oggi la politica. Lei ce l'ha già tracciato un ritratto inquietante ma molto vero. Riuscirà a risorgere la politica attuale? Riuscirà a trovare una visione, non dico da grande statista come noi possiamo pensare all'uomo che ci può governare o ai nostri governanti? Secondo lei avrà la capacità, prima ancora che politica, una capacità culturale? E questa è veramente la grande domanda. Io questo penso che sia anche una grande domanda filosofica, ed è la domanda che oggi i filosofi si devono porre, in parte appunto già si pongono, ed è necessario un ripensamento proprio della politica, perché appunto in fondo noi lo vediamo ogni giorno, perché appunto la politica è ridotta davvero insomma, ad amministrazione, a prassi burocratica,
E di qui anche naturalmente la crisi delle leadership e tutti i disagi della democrazia che noi, soprattutto in Italia, come dire, viviamo direi quasi direi, insomma, ogni giorno. Allora il punto è che la politica va ripensata in senso, come dicevo prima, in senso nuovo, che vuol dire con una visione filosofica, cioè la separazione, a mio avviso, e qui vorrei essere chiara, la separazione netta che c'è stata nel passato tra filosofia e politica ha nuociuto moltissimo soprattutto alla politica, perché appunto la ridotta di spessore, la ridotta di livello, la ridotta, come lei diceva prima, anche proprio nella dimensione culturale, e quindi è indispensabile una, come dire, un nuovo sodalizio tra filosofia e politica. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento di Donatella Di Cesare al Festival Filosofia domenica 15 settembre alle ore 18. Il tema è esistenza, fobia dell'esterno e cancellazione dell'alterità. Quali sono i suoi ultimi scritti giornalistici per l'Espresso e per il Manifesto, Donatella Di Cesare? Sono parecchi. Sul Manifesto ho pubblicato un lungo ricordo di Agnes Heller, che ricorderò anche al Festival di Mantova, e invece per l'Espresso l'ultimo articolo è sulla politica del camminare, perché il camminare può essere anche un gesto politico. E qui si ritorna all'antica filosofia, che era fatta di dialogo e di cammino e di passi. Sì, da un certo punto di vista, da un altro il camminare a mio avviso ha oggi anche un senso di rivolta un po' inedito che io ho accostato anche al disobbedire. Un po' di nuovo il camminare è un uscire fuori, un uscire all'aperto, un movimento appunto di quell'andare, di quell'andar fuori che appunto ricordavo proprio all'inizio. Lei ha ricordato tra l'altro il suo articolo per il Manifesto dedicato ad Agnes Heller, scomparsa recentemente. Ecco, per i nostri ascoltatori che volessero scoprire la scrittura di Agnes Heller, con quale libro potrebbero avvicinarsi? Ma adesso è uscita da poco, io anche credo di averla ricordata proprio nell'articolo, nel Manifesto, è uscita una sua autobiografia, autobiografia filosofica, e sicuramente molto importante, dunque il titolo è La filosofia radicale. E un altro libro che forse si può ricordare è Paradosso Europa. Lei è stata una europeista, si è battuta molto, soprattutto in questi ultimi anni, contro Orban, contro, diciamo, il regime di Orban in Ungheria, convinta europeista. E quindi almeno questi due libri possiamo suggerirli, poi naturalmente ce ne sono molti altri, c'è Sociologia della vita quotidiana, che sappiamo che è un classico della Heller, c'è anche a proposito sempre di attualità Il potere della vergogna, ha scritto tanto. E sicuramente i suoi libri, cioè naturalmente anche il saggio su Marx che è uscito in italiano un paio di anni fa, quindi sono molti, e ha scritto anche
forse vale la pena anche sottolinearlo, ha pubblicato diversi dialoghi anche interessanti con giornalisti o con suoi interlocutori, per esempio Il demone dell'amore, l'ultimo che è uscito, che è un dialogo insieme a Francesco Comina. Ed è l'immagine, Agnes Heller, di una, per riprendere le parole all'inizio della nostra conversazione, Donatella di Cesare, ci dà l'immagine di questa donna che non faticava a immaginare l'oltre. Lei parlava del libro Paradosso Europa, lo ricordo molto bene questo piccolo libro, un libro molto piccolo ma importantissimo, dove Agnes Heller diceva che quell'utopia dell'Europa dipende solo da noi, e questo è un guardare oltre. Esatto, proprio questo è un esempio di guardare oltre, e soprattutto un esempio di guardare oltre insieme, perché c'è l'idea di costruire insieme l'Europa, e devo dire che anche in un incontro, anzi due incontri che io feci con lei l'anno scorso, parlammo proprio di questo argomento. E mi colpì la sua preoccupazione per l'Europa, la sua preoccupazione per la disgregazione, per la possibilità che quello che lei aveva sempre considerato non un'utopia, ma proprio un progetto politico, potesse essere appunto messo in discussione da forze anti-europeiste, forze oscurantiste contro cui lei si è battuta fino alla fine. Donatella di Cesare, prima di salutarci, qual è invece per lei il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, questi giorni veramente mi fanno compagnia molti libri diversi, ma in particolare qui davanti a me ho Ricordi dal sottosuolo di Dostoevskij, che sto rileggendo proprio in preparazione della conferenza di Modena, perché in questo splendido saggio Dostoevskij, che è stato il primo diagnostico del mondo capitalistico, parla del mondo capitalistico come del palazzo di vetro, che è una splendida metafora che vorrei appunto rilanciare. Ed è un libro, un altro libro breve ma molto molto intenso, e poi verso la fine, quando Fyodor Dostoevskij, parlando di quest'uomo, dice che se gli togli un libro tanto vale poi che ci sia una vitalità di un pensiero, ed è veramente un tracciare un percorso carsico dell'animo umano guardando intorno quello che respira il mondo, quello che ci fa sentire Fyodor Dostoevskij con questo Memoria dal sottosuolo. Lei l'ha titolato Ricordi dal sottosuolo, dipende dalla traduzione ovviamente questa. Sì, questa... io ho una vecchia edizione Rizzoli, ci sono appunto il mio si intitola Ricordi dal sottosuolo, ma insomma è un saggio breve, come lei diceva, intenso, e soprattutto non è soltanto un'autoanalisi, ma anche in fondo è forse il primo saggio psicopolitico in cui appunto Dostoevskij proprio si interroga sull'esistenza nel mondo del capitale. Grazie, grazie davvero Donatella di Cesare del tempo che ci ha dedicato qui per Il Posto delle Parole, parlando del Festival Filosofia, ma come sempre non solo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.